non è che ci siano poveri vecchi e poveri nuovi, ci sono sempre stati. Che oggi vengano chiamati nuovi è perché può succedere a quello che ti abita di fronte o a quello che ti abita accanto. No, devi stare calma davanti a È tutta tutti. la colpa tua, tu devi pensarci prima. E certo il ruolo che Mastandrea interpreta negli Equilibristi si muove in questa direzione. Impiegato al comune, 1200 euro al mese, una bella famiglia, lo scivolone di una tresca. La moglie lo scopre e lui con molta dignità va via di casa. Inizierà una vera e propria odissea per provvedere alle necessità sue e dei figli. Bugigattoli affittati a prezzi strabilianti, vacanze dei figli, doppio lavoro ai mercati generali. Io faccio i salti mortali, c'ho il doppio lavoro. Non basta mai. Sinché Mastandrea non ce la fa più e si ritrova a vivere in strada, ai margini, con il solo sostegno della Chiesa e della Caritas. Per un po' mi appoggio da un amico, poi. Se mi trovi una coppia che non si riconosce almeno minimamente in qualche cosa in questa storia, perché il tema non è solamente il tradimento, ma è proprio il nucleo di una coppia, mandare avanti un rapporto. Sono 4 euro manca, ma non è che No, non posso, mi dispiace. Il film è cupo, ma ha anche qualche momento di commedia. E se anche non brilla nel panorama veneziano, tocca un tema caldissimo. Ma il rischio è che il pubblico in tempi di crisi si spaventi o il cinema non può rinunciare a raccontare la realtà. Credo che questo non debba assolutamente influenzare poi che tipo di film e che cosa vuole raccontare un regista. Perché il cinema questo è, non deve accontentare, ma deve stimolare.